Buongiorno e bentrovate. Ecco cosa vi propongo oggi, un'idea simpatica e profumata, utilizzando anche del materiale di riciclo. Sarà sicuramente capitato anche a voi di bere un caffè da sporto, specie in questo periodo. Ecco allora come riciclare il bicchierino dopo averlo lavato accuratamente. Cosa ci serve? Della carta crespa colorata, colore a vostra scelta naturalmente, per i petali del fiore, della carta crespa verde per le foglie, delle perle profumate, quelle che si usano per profumare il bucato in lavatrice, avete presente? Ce ne sono di tante marche e potete scegliere la profumazione che preferite, un punteruolo, un paio di forbici, della colla vinilica e naturalmente i bicchierini del caffè. Vediamo adesso come procedere. Prima di tutto stendiamo la striscia di carta lunga circa 45 centimetri, la stendiamo un po'. La ripieghiamo la carta è alta una riga e mezza che equivale più o meno a 7 centimetri. Dalla parte della riga intera vado a ritagliare in maniera anche abbastanza grossolana i petali fino più o meno alla riga che appunto mi serve come riferimento. Forma del petalo potete modificarla, farlo più rotondo a cuore come vi piace meglio, insomma. Tolgo poi i pezzetti di ritaglio. Apro la fascia. Comincio a modellare i petali tutti nella stessa direzione. Ecco qui per esempio dove il taglio non è andato più in fondo, lo allungo come del resto anche qui, poi controllo se ci sono altri punti, per esempio questo, e proseguo. La modellatura. Ecco, può succedere che mi scappa uno, ma non importa, non si vedrà. Questo punto metto la colla in tutta la superficie della mezza riga, in cima e in fondo. Specie vicino alla riga, che è il punto dove dovrà tenere di più.
e poi comincio a raggruppare la carta. Punto meno per la prima metà e dopo avvolgo tenendo pareggiata l'altezza in maniera morbida, mi raccomando, senza spingere troppo. Così. Pareggio, vedete? E poi stringo. Faccio in modo che appunto si incolli tutta la base. Momentaneamente, finché la colla si asciuga un attimo, lo lascio riposare e mi occupo delle foglie. Il Binabile è la mia passione. Piego a fisarmonica, così. E taglio un'estremità e l'altra a punta. Separo le foglie. Faccio una torsione più o meno al centro. E piego a metà. Poi con la colla a caldo. Vado ad incollare la foglia alla base del fiore, lasciando fuori questa parte che poi andremo a tagliare, a eliminare. Foglie potete metterne quante preferite, non c'è un numero preciso, ma beh, diciamo almeno 3 naturalmente. Dare un po' di contorno al fiore. Modello anche un attimo. E le incollo sotto così. Adesso prendiamo il coperchio del bicchierino e con il punteruolo facciamo degli altri fori per permettere al profumo di trapassare naturalmente. Lasciando la parte centrale invece intera, perché è lì dove andremo a incollare il fiore. Più riesco a farne e più il profumo uscirà dal coperchio. Bene, adesso prendo il fiore e lo modello ancora un po' per dargli un po' più di grazia, diciamo. Questo è un pensierino utile in molte occasioni. Non ultimo, usare il bicchierino come scatolina. Può contenere, non so, caramelline,
piccolo presente, un regalino in omaggio. Però l'idea della scatolina profumata, che può essere messa anche nei cassetti, tanto comodino. Dopo le idee sono molte. Una sembianza un po' più modellata, e a questo punto elimino quasi tutta la carta che mi era servita per tenere in mano il fiore. Al centro del coperchio metto la colla a caldo. Incollo il fiore. Ecco fatto. Poi naturalmente metterò le perle nel bicchierino. E chiudo il coperchio. Do un'ultima controllata ai petali. E voilà, il nostro vasetto profumato è pronto. Ciao a tutti!